Oh, missione 5, Virility. Mi sa che qua si va a rompere le palle. Ah, ma è una fabbrichetta. Sono stata qui da bambina. Ho esplorato di nascosto la struttura. Ho avvertito la presenza di un demone. La succube. Un demone antico. La Crediamo sia succube. la fonte dell'ingrediente psicotropo. È ciò che usano per controllarci. Vabbè, la succube, tra l'altro. Ciò che rende la Virility la bevanda numero uno al mondo è il suo ingrediente segreto. È stato scientificamente provato che favorisce la perdita di peso del 21% Non e vuol gli dire incontri niente. sessuali del 63% Ma la se bevuto senti? ogni giorno. Come fa la gente a credere a queste stronzate? Se ti dicono spesso che qualcosa è vero, finisci per crederci. A me hanno detto che ero pazza perché vedevo i demoni. Sì, anche a me hanno detto che ero fuori di testa. Volevano darmi dei farmaci. Così sarei stata meglio. Mentivano. In realtà loro volevano mantenermi debole e docile. Come hai fatto a capire? Virgil mi ha tirato fuori dagli incubi. Sta musichetta. E tu? Quando le persone di La cui ti storia fidi di d'amore, più ecco, poi parte vengono questo, si vabbè. rivelano degli schifosi demoni. I tuoi occhi iniziano a vedere il male dappertutto. Presi una posizione, contrattaccare, uccidere. Senza pensare alle conseguenze. Così scelsi la mia strada e la seguì. Niente. Ma dopo tutta quella rabbia, violenza e morte, devi scavare a fondo. A fondo nel tuo cuore, per vedere se sei ancora sano. O se puoi ancora definirti umano. Dentro di me sapevo di non essere pazzo. Bello perché c'era tutta la musichetta tun tun, tun col piano e poi arrivavo lì. Qui, signore e signori, è dove gli ingredienti magici vengono mescolati per dare alla Virility il suo gusto unico. La succube è nascosta all'interno della fabbrica, ma non C'è c'è qualcosa nessuna di strada fisica per scoiattolo, no? raggiungerla dal nostro mondo. Solamente dal limbo. C'è una fenditura. Tranquilli, i nostri scrupolosi e fidati scienziati hanno confermato che è sicura e fa bene alla salute. Il fatto che debbano dirlo, però, è un po', no? Particolare. Che dici? Cioè, se dovessi vendere qualcosa, non è che direi, oh, ragazzi, mi raccomando, tranquilli, perché gli scienziati hanno detto che è sicura. Cioè, non è che dici, non dici niente, perché di scontato dovrebbe essere sicura. No, no, devi specificarlo. Perché giustamente, se non fosse sicura, non cioè, la venderebbero dicendo, no, non è sicura. Di qua, credo. Non eri già stata qui? Sì, E io ma vado di durante qua allora. un'esperienza extracorporea, anni fa. Volando in forma di spirito. Sì, nel limbo. Virgil dice che potrebbe essere utile per raccogliere informazioni, ma non so farlo a comando. Allora, come hai fatto in passato? Non so Succedeva dove è in andato. seguito a un trauma estremo. Gli incubi. Che cosa sono gli Ah, incubi? Una cosa del passato. ok. Ciao. Perché ci siamo ricongiunti qua così? Allora non c'è niente di no. I famosi incubi di lei. Quindi, in sostanza, lei tramite gli incubi e questa cosa qua, non so se poi erano effettivamente incubi veri e propri, però. Comunque, tramite questa cosa qua, lei riusciva ad andare nel limbo. Ma poi passa in mezzo ai tubi. Io adesso non credo di essere. Ah, non posso fare niente comunque. Non, cioè, non credo, non sono stato in una fabbrica tipo la Red Bull, che poi tra l'altro appunto, cioè lì parlavano di cose, no? Io ci ho scherzato sullo scoiattolo, eccetera, però si diceva, c'era, mi ricordo quella cosa, ah sì, la taurina è tipo le Red Bull, gli energizzanti. Sì, ma viene estratto dalle palle del toro, eh? Cioè, te lì stai vivendo il. No, non c'è niente comunque qua. Qua? C'è lei? Che ogni tanto spawna.
Ma non c'è niente da fare? A parte comunque cavi elettrici che fanno le scintille così in boh. Molto a norma, eh? Qui conservano la merce pronta per l'esportazione. È buffo. Che cosa? Mi aspettavo che fosse più grande. Molto più grande. Ma anche che ci fosse qualche dipendente, magari. Ecco, in realtà ero una bambina quando venni qui. Ed ero nel limbo. Che ci facevi qui? Fuggivo dai miei incubi. Sei venuta nel limbo per fuggire dai tuoi incubi? Sì. Non so se è un mancato doppiaggio o era tipo un what the fuck. Però c'è l'altro. Io ho visto delle labbra muoversi lì. Una volta nel limbo, devi seguire i tuoi passi verso la stanza di miscelazione. Dovrebbe essere facile. Forse, ma i demoni possono avvertire la tua presenza quando sei nel limbo. Sta attento. Quando sarò alla stanza di miscelazione? Potrai scendere nelle profondità della fabbrica. E uccidere la succube. A cosa serve un magazzino così ampio qua? A che serve tutta sta roba vuota? Okay. È qui. Bene, ci vediamo dall'altra parte. È un platform. Ecco perché sembrava molto più grande. Ho letto obesity, poison. Qua giù. Oh, bene. Hai ragione. È molto più grande qui nel limbo. Che si fa ora? Alla stanza di miscelazione. Ci vediamo lì. Obesità, stupidità, virilità. Bevi virility. C'era anche poison. Vabbè, adesso comunque... Non è così, eh? Nel senso, non fanno benissimo, è quello, poco ma sicuro. Gli energy drink, eccetera, non fanno benissimo, no. Non fanno bene, in generale. Però sicuramente non è tutta sta roba. Ma... aspetta un attimo, qua mi stai dando già diverse vie. Non ho visto i ragazzotti, fai vedere. Ah, 2, 2 e 6. Fuck. Beh, un colpo l'avevo fatto però. Cioè, mi ricongiungo? Per caso? Sarà un casino. Ve lo dico io. Ah, certo. Perché voglio... ovviamente capire... se ce ne sono anche qua di ragazzotti. No, mi sono già perso. Come fai? Non fai. Cioè, qua è un bordello. Spero che siano tutte strade inutili come quelle che faceva la tizia. E là. Perché ci avete messo tanto? Glielo stai chiedendo a loro? Aspetta. Dove sei? No, te non hai capito niente. Dammi qua, vieni giù. Ah, sono quelli con le balestre. Ma anche voi bevete virility? Chiedo. Per essere diventati così? Cioè, magari è una roba che anche da loro si usa. Allora, aspetta, eh. Con calma. Ma io queste posso romperle? No. Era giusto un aggrappo.
Consume. Mi sa che quello lì è il salvataggio, comunque là in alto, c'è un salvataggino automatico. Sì, ma raga, ma sei... E lì? Vabbè, cioè, dovevo premere... L'aggrappo... Altro aggrappo demoniaco per aprire e poi scatto. Cioè tutto insieme. Vabbè, te sei infuocato. Ehi, dov'è la stanza di miscelazione? Glielo chiedi alla persona giusta. Aspetta. Ehi, che fai di bello? Saltino? È già morto? Peccato. Manda, manda. Aspetta che c'è un altro là, eh. Vieni. Vieni, vieni. Quell'altro faceva delle scie di ghiaccio, ma questo qua fa... cacchi di robo infiammato. No, sei buono. È vero che... Aspetta. Aia. Aia. Dove cacchi? Ma non mi rompere le palle. Aspetta che arriva quell'altro, voilà. Che è pazzo questo. Ok, uno. Vieni giù. Triple S non so come avevo fatto a farla all'inizio, cacchio. Perché è tostino. A tenere quelle combo lì così alte è tostina. Non dico proprio raggiungerla alla fine del livello, come valutazione. Dico proprio anche farla in una battaglia. Allora, questo qua. Sembra che da dietro si arrivi. Come si arriva dietro? Dove sto andando io di qua? Oh shit! Ho detto ma si sta trasformando un portale o in qualcosa. Mi sono scordato. No, da qua non si arriva. Credo abbia un altro... Un altro ingresso? Aspetta un po'. Ok, ma la chiave? Via la chiave. Cioè, devo trovare un modo. Da dove cacchio sono arrivato? Si è chiuso? No! Ma no, voglio! Che stronzi. Mannaggia. Allora, ci abbiamo due punti comunque. Mi piglio. Ci abbiamo qualcosa di buono qua? Il danno inflitto alla Dante viene potenziato dopo la scalata demoniaca.
maggiore tempo di invulnerabilità. Cos'è che avevo visto l'altra volta che mi piaceva? Il drive di livello 2? L'overdrive? No. Mi ricordo, c'era una... Era giudizio? Lo prendo lo stesso. Però non era con queste, vero? Pioggia torrenziale inversa? Carina, ma... Era slancio, forse? No. Mi ricordo, cacchio, c'era un... Ce n'era uno che mi interessava. No, è un peccato, cacchio. Non è chiuso i rubinetti. Uffa. Ci torneremo, per carità. E ho visto che c'è una cosa. Oh. Bella raga. Così. Ecco. Allora, dicevamo. Io posso comunque tornare indietro, ma mi sa che da qua non si arriva da nessuna parte. Se volessi tornare là a prendere quella chiave. Non so come fare. Niente. Ho sbagliato il tasto. Di là si andava? Questo mi sa che sarà un bordello. Piano. Là c'è un, là c'è un'anima. Poveraccio. Però anche io là non come cacchio. Ma va là. Che è? Oh. Così a caso. Ma qua già non mi muovo più. Ben fatto. Vabbè, allora. C'è anche l'animazione. Ho sbagliato tasto. È perché premo R2, ormai c'ho R2 in cosa, non c'è L2. Cioè di solito è sempre R2 che viene utilizzato. Lì ci si può arrivare, eh. E ci arriveremo. La modalità demo ne rende immune all'inferno terra dei cavalieri dell'inferno. Cacchio vuol dire? Ah, non rende Dante immune all'inferno a terra. Una domanda, cos'è la modalità demone? Oh, si congelano. Ah, la modalità demone è quella con la l'ascia? Ok, cioè qu quando c'ho Arbiter sono immune, vado in modalità demone. Ok. Però non so se vado in modalità angelica. Angelo. Quando c'ho Osiris. Ah, io lì ci voglio andare però, scusa un attimo, ma... Cioè, spiega un attimo. Qua. Che poi anche lì. Aspetta, scusa, arrivo.
Cioè, una volta che io prendo questi qua in una missione, devo riprenderli anche nella missione dopo? Perché c'è il completamento, no? Salve. No. Quello bisogna trovare un modo. Ciao bello. No, non c'è bisogno che gli spari. Poverino, già soffre. Sparargli in faccia non mi sembra la cosa migliore. Bene. Allora, quello l'avevamo usato per avvicinarci. Dove sono finito? Non dovevo andare qua, vero? Cioè, dove devo andare? Cioè, devo tornare là. Ah, lì sopra viene detto che non si fa niente. Dall'altra parte mi manca un pezzo. Manca quel robo rosso che sicuramente è la parte demoniaca della spinta qua. Mi manca giusto quella. E in teoria abbiamo tutti i potenziamenti? Beh. Bella. Aspetta, eh. Ma la faccio così che vedo che siete in tantini. No? Conviene. Oh, attenzione! E dammela! Sta cacchio di triple S! Niente! Mi hanno colpito anche. Che palle! Aia. Sto cercando di fare un'altra combo. Ma mi sa che non ce l'ho. Con la pausa. Oh, è l'uomo motosega, mi sa. Ah sì. Solo che non c'ho il drive, non voglio usare il drive perché ci mette un sacco a caricare. Per fare il doppio carico ci mette un po'. Oh. Molti nemici si infliggono danni vicino con i loro attacchi. Può essere utilizzato per favorizzare. Sì, l'abbiamo dovuto fare per quell'altro. Dietro tasto. Niente. Ho sbagliato il tempismo per entrare in demoniaca. E a vita non siamo neanche messi benissimo. Fa chiudante. Non ti permettere? Peccato. Mi ha preso un sacco di danni. Ah, cacchio, tra l'altro c'ho il joystick fallato. Ok, no, cioè potrebbe esserci un problemino con i tasti. Che c'ha l'R2 che è fragilissimo questo. Aspetta, la freccia mi dice. Stai buono, eh. Allora, c'ho l'R2 qua. Vedi? Cioè, non lo premi neanche praticamente. E vabbè. Per questo ne ho preso un altro. Quindi mi sa che partirà Arbiter un paio di volte. Può essere. Allora, se di qua si va avanti, però aspetta un attimo, io voglio vedere. Però qua mi fate tornare indietro, eh. Maledetti. E di là mi hanno bloccato tutta la cosa.
Qualche ragazzotto? No. Anche tanto uno era dietro. Aspetta che magari questo è un extra, che c'è quel portale lì. Salve. Che sta merda. Spero sia un extra. Oh, ciao bello. Ma in che senso? Ma no. No, la cosa positiva è che non ho dovuto rifare tutto il livello. Perché a quanto pare i salvataggi automatici, se cioè, li puoi riprendere. Per me è una cosa anche negativa questa cosa dei salvataggi automatici. Perché purtroppo quando registro la roba dei salvataggi automatici mi limita. Perché metti che perdo un cacchio di file, una registrazione va male, un qualcosa, hai perso roba. Non, cioè non è che c'ho un file backup che dici ok, lo ripesco da lì, riparto dall'ultima registrazione che era andata bene. E boh, perché di solito faccio anche un doppio file di salvataggio io nei giochi. La cosa qua è un po' come quella di Bayonetta, che mi è successo tra l'altro su Bayonetta. Ovvero che puoi ripetere le missioni, però è sempre un non è la stessa cosa. Metti un qualcosa che succede una sola volta, non lo ripigli più, ahimè. E vabbè, non ce l'ho. Non la tengo. Ho trovato due porte, cioè boh, due porte e zero chiavi. Anche se una chiave l'avevo trovata io, però. Aspetta. E voilà. Non è mai successo sta roba, eh. Ma probabilmente sono in questo tunnel o qualcosa del genere. Cioè ci avranno delle vie. Oh, c'avevo un punto, vero? Sì. Avevo un punticino. Ma io ho quasi quasi schivata demoniaca. Non mi dispiace. Ah! Tieni premuto il rilascio quadrato. Anche quello non era male. Tengo questa, triturazione livello 2 mi piace. Tanto boh, penso che comunque in un modo o nell'altro. Adesso non so se riusciamo a farle tutte in una run o se le mantiene comunque anche nelle run dopo. Questa è sta merda. Sembra la madre di God of War. Cos'è che era? Le tre sorelle, che c'era quella lì enorme, brutta con la fame, che era su più piani. Le parche erano? O se no sembra un episodio di Futurama, di quelli lì dove trovano. Cacchio, è vero, è Futurama, la Slurp, come si chiama? Ma che diavolo sta succedendo? È la Slurp. È un processo di miscelazione, ma a noi interessa la fonte. Immagino che all'altra estremità ci sia la nostra succube. Esatto, da questa parte. Che c'è il lumacozzo che caga da bere. Dammi un minuto. Stai attento. Non penso sia un demone, basta, comunque. Oh oh oh. Dai, buono. Non si fa. Cattivo. L'ho buttato giù. Godo.
Aspetta. Mi fanno perdere tutto il coso. Aia. Quindi anche se comunque sono in aria, non gliene frega niente a loro. Cioè mi possono colpire lo stesso. Aspetta, volevo provare anche il colpo caricato. Ancora! Due! Allora, chi di voi coloni vuole essere il più grande perdente del limbo? Porco cane! Poi è arrivato pesante, ragazzo! Aspetta. Guarda che mi fanno perdere un po' di tempo. Ah, si schiantano tra di loro! Vieni giù. Ehi, si tirano delle spallacciate. Vabbè, era in mezzo. No? Peccato che era caduto. Forza. Mannaggia. Dove è andato quell'altro? E muori, ma che cacchio. Ma ce n'è un altro? No, in due. Niente. Sei stato eliminato. Vabbè, qua a fare le combo mi sa che è un po' improbabile. Con loro che perdi un sacco di tempo per colpirli. Però ho visto che potevo fare l'aggrappo angelico anche. Al posto che quello demoniaco. Però quello demoniaco ovviamente lo trascini giù e lo butti giù. Quello angelico? Cioè vai verso di lui e basta. Da fa che? Questo piglio io. No, almeno mi si è ricaricato anche un po' la vita. Dante. Andiamo, dimmi. Orribile. Quello? Era solo un grosso scherzo. Andiamo a prendere questa succube. Quello cosa? Ma perché non vai lì e fai... No? Lo apri tipo una cerniera? Ah, è finito così. Ok, quindi la succube è il prossimo. No? Cioè fai tipo una zip e lo squarti mentre scendi. Guarda lì. E che devi fare? Stavo. Cioè, come fai i cosi lì? Perché io le chiavi le avevo viste. Il problema è quello. Non so come arrivare a prenderle. Vabbè, tanto ci dobbiamo tornare. Quindi per ora va bene così. Ingrediente segreto. Vai. Sa che è il momento di andare a vedere la succube. Che già so che sarà uno schifo. Nel senso, sarà uno di quegli ingredienti schifosi. Ok, aggrappi vari. E adesso? Questo tunnel ti condurrà dalla succube. Come scendo laggiù? Puoi arrivarci solo da lì, io non posso seguirti. Che cos'è, un timer? È una fiala che contiene un incantesimo fatto. Non lo voglio sapere. Bravo. Io giro. Mi è piaciuta anche l'interruzione. Io salto, tu giri. Buona fortuna. Ma perché devi fermare la cosa laggiù, no? Non hai molto tempo, sbrigati. Due minuti.
Devi fermare la... no? Non so se ammazzarli questi. Allora, forse è meglio comunque non attirarli verso di me, ma andare verso di loro. Io mi porto anche avanti. Wow! 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 Dannazione! Muori! Oddio, così faccio prima. Non ho tempo per questo! Perché non mi va il coso? Ah! Fuori dai piedi! Quindi almeno mi porto un pilino avanti. Questi li voglio comunque ammazzare. Dicevo, la grata. Dato che c'è la grata in fondo. No? Probabilmente la fa detonare e noi possiamo passare. Che sarebbe quella. Siamo già arrivati? Spero. Io vi ammazzo lo stesso, non vi preoccupate. Vado di fretta. Disse dopo aver eliminato tutti i nemici che c'erano per strada. Cos'è questo? Apri. Oh wow, è davvero un timer da cucina. Non ho capito niente. Che puzza. Non posso fare niente. Non ho capito che cos'era. Non era una bomba per le ventole. Considerando che quello l'ho aperto io. Cosa ha fatto quel timer? Figurati. Ma la succube sarebbe tipo il cacciatore. È una sorta di boss. Allora mi fai un tremito di livello 2. Tanto che aumentare anche un po' questa, Direzione. Anche feed di livello 2 non è malaccio. L2 triangolo pausa, triangolo. No, vado di... Ah, ma colpo rimbalzo non gliel'ho data. Ecco perché non sparava. Come colpo rimbalzo? Cercavo di farlo prima, pensavo di averglielo dato. Cioè, nella mia testa gli ho dato rimbalzo, invece gli avevo dato probabilmente un altro potenziamento. Aspetta, mo. No! No, why you? Aspetta, t'ho visto, amico. Vabbè, giro nella melma. Ma la chiave dove l'avrei presa, scusa? Durante la discesa? Dite? Che perché ce n'era anche una. Sopra. Vabbè, dai. Niente. Puzza di vomito. È appesa sopra, quindi lì è un po' difficile, mi sa, eh.
Posso dire che mi aspettavo la succube. Devi essere l'ingrediente segreto. Un po' diverso. Chi sei? Ma ho visto troppi anime, mi sa. Ballo, sacco di merda. Vabbè. Chi cazzo sei? Niente, anche loro. Mi hai mancato. Il mio nome, comunque. Cosa fai? Si è staccato un braccio. Dante. Figlio di Spada. Ed Eva. La zoppola. Ah, ok, no, però sì, esatto. No, dicevo che era tipo Dante, che fa così, si è staccato un braccio con tutto il sangue, boh. Vuoi uccidermi? Non puoi uccidermi. Io ho 1200 anni. Non ne dimostri più di 12.000. Vaffanculo. Vaffanculo. Boh. Ma che cacchio di... Ma che discorsi sono? Boh. Essere timida. Che volevo dire? Ho 1000. Cos'è che ha detto? 18.000 anni non mi puoi uccidere. Che discorso è? Aia. Allora, aspetta, questo è fuoco? No, è merda. Ok, no, aspetta. Ah, ma c'ho un'arena. Ma io posso andare anche di là. Aspetta un attimo. Ah, davvero? Non so perché, ma ne dubito. Ah. Posso cambiare roba io. Ehi, ma c'ha più vita. Prendi questo. Vabbè, dopo tutte le affettate che gli hai dato, un calcio. Ok. Sentili che dubstep! Non gli sta facendo niente, o sbaglio? No, un po' di danni li prendo. Devo capire dove... Quella pietrina lì che gli ho rotto cos'era? Ah, è il danno, mi sa. Via. Non so perché, ma qualcosa mi dice che devo andarmene. Aia. E via. Senti questo. Però, cioè, scusa un attimo. Merda. Se... Non ci arrivo. Se li tiri un pugno dopo averlo affettato, praticamente, non è figo. Cioè, non è figo un pugno dopo tutte le spadate che gli tiri. Ti piscerò sul collo e cacherò, ha detto proprio cacherò sul cadavere, boh. Ma preso? Ah, mi sa che devo aspettare. Devo aspettare quel coso lì. Via! Aspetta che vedo. Eccoli. L'ho rischiato qua, comunque non avevo moltissima vita.
niente ballo per te. Ti caccherò. Caccherò mi piace come parola, caccherò. Perché, cioè, non è che dici ti cago. Vabbè, adesso non vorrei essere. Non è che così, no, ti caccherò. Mi ricorda Kakarot. Cosa ha fatto? Ma quello è Nelson Mandela? Stai facendo? Oh, cosa? Che succede? La mia succube. Oh, sul serio? Oh. Oh. Dobbiamo proprio parlare di lei? Ma che è Homer Simpson che si piglia la ciccia da dietro? Che Sparta. Il traditore, che c'entra? Suo figlio. Il Nephilim. Ma poi vestiti. Contrattacca! Ah! Non voglio dire niente. Erix, sono io, però con lei no. Potenti guanti di protezione utili per infliggere danni consistenti nel singolo obiettivo. A un singolo obiettivo. Ogni attacco può essere caricato per ottenere un effetto maggiore. Ma cioè, triangolo, triangolo, triangolo base è la cosa. La spada. Come fai? Cioè, devi proprio cambiare arma? Devi cambiare arma, no? Come fai lì? Cioè, al posto che avere la spada, hai i pugni. Però proprio nel senso che ogni volta devi andare a cambiare. O c'è un tasto switch? Probabilmente sì. Non è tipo Arbiter che l'attivi con R2. È proprio un cambio di arma. Spero si vedrà.